Co-creazione, cioè partecipazione attiva dei cittadini, politica attenta ai tempi della organizzazione e poi qualità del management. Sono alcune delle chiavi del successo di Matera 2019, uno dei quattro casi di studio dell'incontro di questa mattina dedicati all'impatto socio-economico dei grandi eventi sui territori. L'Expo di Milano, Matera capitale europea della cultura quest'anno, e poi un salto nel futuro, al 2026, con le Olimpiadi invernali Milano-Cortina e i Giochi del Mediterraneo di Taranto, su cui Paolo Verri, direttore della Fondazione Matera 2019 ed ex commissario di Puglia Promozione, dà qualche consiglio sorprendente, a partire dal divisivo polo siderurgico. L'Ilva è un patrimonio culturale pazzesco dal punto di vista industriale, rappresenta una sfida, soprattutto se parliamo di sport e di medicina. Fra 7 anni avremo conoscenze molto innovative, non bisogna minimamente separare le due cose e dire il brutto di Taranto è l'Ilva, il bello di Taranto è la cultura, perché se separiamo le parti di città, le città non si uniscono e non diventano un'offerta forte. Dietro la candidatura poi risultata vincente di Taranto anche il lavoro di Elio Sannicandro, che rilancia il ruolo dello sport come motore di sviluppo e rafforzamento della coesione nazionale. È importante questo binomio, le Olimpiadi invernali al nord, quindi la montagna, e invece il Mediterraneo, i Giochi del Mediterraneo, che sono una Olimpiadi diciamo estiva, quindi legata agli sport del mare e della terra, al sud, ma è fondamentale che in questo binomio ci sia la consapevolezza del sud e di Taranto di avere una storia importante.